Siamo al drive-thru del Bione, che ormai è pronto, si potrebbe dire. I militari dell'aeronautica militare, il terzo stormo, reparto mobile di supporto di Villafranca Veronese, hanno messo le tende. Gli operai del comune di Lecco, settore lavori pubblici, invece hanno disegnato, per così dire, il percorso. Lo collaudiamo con voi in diretta in questo momento per farvi vedere i ragazzi accompagnati dai genitori, gli insegnanti e il personale non docente delle scuole, praticamente da domani, ma la data ancora non è ufficiale perché deve essere confermata da ATS, che è l'unica che può dire quando si comincerà. In teoria da domani verso la mattinata aprirà questo drive-thru, quello di Meda e quello di Caponago. Per quanto interessa i lecchesi, naturalmente il drive-thru di Lecco sarà dedicato esclusivamente ai ragazzi, degli studenti delle scuole di Lecco e non del Meratese, perché per il Meratese resterà aperto il punto tamponi rapidi di Merate e comuni limitrofi, insomma. Adesso proviamo, andiamo a fare questo giro in macchina e collaudiamo per la prima volta quello che sarà il percorso che servirà per riuscire a farsi fare il tampone rapido. Tampone rapido, ripeto, che avrà un esito istantaneo. Dopo 15 minuti dal prelievo naso-faringeo potremo avere questo esito, potranno avere i ragazzi, gli studenti, ripeto, il setting scolastico. Proviamo a partire. Lo hanno allestito proprio da pochi minuti gli operai del comune di Lecco, vedete, è di circa 100 metri la lunghezza del campo da calcio numero 1 del Bione, che ci sta qui accanto. Si percorre questi primi 100 metri, dopodiché si affronterà una curva, questa curva, ci sono anche i bagni chimici, sono stati installati per la bisogna, si compie questa curva, vedete lì intanto i tendoni. Eccoci con il secondo percorso a 100 metri, ogni 100 metri ci stanno all'incirca 20 auto in colonnate, nel caso ce ne fosse bisogno naturalmente, dunque sarebbero già 40 le macchine che si possono ospitare, e dopo questa curva l'ultimo tratto rettilineo da altre 20 auto, cioè gli ultimi 100 metri che ci portano poi sotto il tendone dove vedete l'auto della polizia locale. In questo caso dunque si arriverà sotto il tendone e sotto il tendone si potrà dunque fare, ci saranno i militari, la sanità dell'aeronautica militare che provvederà al tampone qui, dopodiché andremo a posteggiare per attendere l'esito qui a destra, e invece nel tendone che vedete a sinistra verrà processato il nostro tampone, dunque si potrà sapere nel giro di un quarto d'ora, massimo 20 minuti, l'esito. E direi che è tutto dal campo del Bione, dal drive-thru del Bione. Da domani dovrebbero partire i tamponi rapidi per il setting scolastico. Da Marcello Villani un ringraziamento agli operai del comune di Lecco, settore lavori pubblici, e naturalmente ai militari del terzo stormo di Villafranca Veronese. Buona mattinata a tutti.